All'interno di Expo Medicina l'ASP ovviamente parla anche del servizio veterinario, che è uno dei rami importanti trattati dal loro dipartimento. Perché che cosa fa? Sono tanti i servizi dalla parte dell'ASP veterinario, no? Assolutamente sì. Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria fa parte ovviamente dell'ASP ed è uno dei dipartimenti che ha dei compiti abbastanza importanti. Soprattutto il fatto che oggi si parla nell'ottica della One Health, cioè un'unica salute che riguarda l'uomo, gli animali e l'ambiente, perché ci si è resi conto che è indispensabile questo legame indissolubile per permettere a noi uomini, ma anche ai nostri animali e anche all'ambiente che ci si sconta, di essere il quanto più possibili sani e quindi poter vivere tutti meglio. Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria è articolato in quattro servizi. Un primo servizio di sanità animale che si occupa soprattutto del controllo e della eradicazione di alcune importanti malattie, la tubercolosi, la brucellosi, la leucosi, la West Nile e tante malattie che sono presenti nei nostri animali. Poi ci sono dei colleghi che si occupano di sicurezza alimentare, che è estremamente importante per far sì che sui piatti di ciascuno di noi quotidianamente arrivino alimenti sicuri. Poi c'è un terzo servizio che è il servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, che si occupa soprattutto di controllare i mangimi, il benessere degli animali, l'utilizzo dei farmaci. Problema importante e annosissimo, perché purtroppo oggi l'antimicrobico resistenza è un problema molto importante che rappresenterà una grande sfida per il futuro. E poi abbiamo un servizio specifico che si occupa di randagismo, si chiama igiene urbana veterinaria, si occupa del randagismo, della microcippatura dei cani, delle sterilizzazioni. Ed è un servizio che in questo momento riveste un ruolo strategico, perché il randagismo rappresenta veramente una problematica emergente. E all'interno di Expo Medicina qual è l'argomento principale che volete far conoscere a chi viene? Ma il nostro obiettivo è quello di far conoscere un pochettino tutti i nostri aspetti. Chiaramente, per essere di più facile impatto con tutti quelli che ci verranno a trovare, certamente gli aspetti che riguardano il randagismo saranno maggiormente trattati, soprattutto domani, dove ci saranno dei colleghi che si occupano specificatamente di ciò, e della sicurezza alimentare, che è un argomento di cui mi occupo io personalmente. Il servizio è diretto innanzitutto dal dottore Farrugia, che è anche il nostro capo dipartimento, e abbiamo l'obiettivo, insieme ai colleghi medici, di far modo che tutto quello che arriva giornalmente sulle nostre tavole, noi ci occupiamo degli alimenti di origine animale, quindi significa carne, pesce, latte, uova e miele, quindi dal cappuccino al burro e alle fette biscottate con burro e miele, alla bistecca, al sushi che oggi va tanto di moda, sono tutti alimenti che vengono quotidianamente sottoposti a controllo da parte dei servizi veterinari presso i macelli, i mercati ittici, gli stabilimenti di trasformazione, per fare in modo che arrivi un prodotto sicuro per i nostri consumatori.